Io sono Sabino Civilleri, sono un giovanissimo attore della compagnia Sud Costa Occidentale di Palermo, diretta da Emma Dante. Questo testo è il frutto del mio lavoro dopo uno spettacolo fatto con Emma Dante dal titolo Palermo, che ha girato il mondo, ed è un omaggio appunto al mio maestro Emma Dante. Sono contento di stare al Nautoscopio perché il Nautoscopio è un angolo di città che non sta né in cielo né in terra, come del resto è un teatro. Grazie. Ah, sono accompagnato da Manuela Losicco, che è la voce fuori campo e che è una delle cofondatrici della compagnia appunto Sud Costa Occidentale, che ringrazio per essersi prestata. Buonasera. Giusto. Buonasera Gianmarco. Giusto. All'anagrafe Gianmarco Carollo? Esattamente. Carollo? Lei fa parte della famiglia Carollo? Chi sei Carollo? Ma chi stai dicendo? No! Io sono Gianmarco. Ma scusi, lei abita nella casa che si affaccia sul palcoscenico del Teatro Bellini? Esattamente. Insomma, in questa finestrella sempre accesa, ci abita la famiglia Carollo. Giusto. Allora, Rosalia è la moglie di mio fratello Alfonso, che lavora a Noid. Mimmo è suo cugino grande. E Ezza Lucia è sua madre. Città è la nonna. A nonna città. Tutti chi sa mia. Non mi vengono niente. Io sogno Gianmarco. Gianmarco Pattotte. Ma lei sta sempre con le pantofole? È in pensione? No, ma che in pensione? Io sono in ricerca del lavoro dal 1986, sai? Praticamente quando aveva 15 anni, mi vedeva quinta elementare e mio padre mi disse: Gianmarco, dai che da cercare un travaglio. Ma quale travaglio? Travaglio non c'è niente. E quindi aspettando, sogno qua. E le pantofole? I tappini mi metto picchia a forzi camminare tutta in gara una punta alla voce punta. Praticamente mi munciano i piedi come un pallone. Ma lei cammina tutto il giorno? Una punta alla voce punta, tutta santa in nato. E perché? Appena mi sento subito accominciano. Gianmarco, pigliami l'acqua bella fresca, non frigidere, fai te mimmo. Gianmarco, piglia l'occhiale nonna città, e chi sei Rosalia. Gianmarco, biscottuzzo che ha vuccalare, e chi sei nonna città. Tutta in natale, una punta alla voce punta. L'unica che me la sta in pace è Zia Lucia, che te sta sempre muta, ringraziando il signore. Ah, lei lo sa perché sono qua? Giusto, perché? Le devo chiedere un favore. S'accomodasse. La può spegnere la luce che non riesco a lavorare? Lei sta travagliando a casa sotto cinema Bellini. Teatro, sì, dentro il Teatro Bellini. Sì, uscire, sì. E la luce della sua finestra mi disturba, non posso iniziare a lavorare, lo capisce? Signorina, ma non è che posso stare tutta santa in nato oscuro, e manco hai una muta in stanza. Chi sono il rettore alloggio come alloggio popolare o comune? Scusa, si sta lamentando così, no? Perché capace se vuole mia. Magari può aprire un'altra finestra che si affaccia sulla strada e fa entrare la luce del sole. Puttana, lo santo diavolone, signorina, stai dicendo che chi è l'unica in stanza che ti ha messo a faccia al cinema Bellino? Teatro. Avevi 30 anni che stai qua e non è che mi posso pigliare quale giorno e me ne vaio. Non ti sei lamentato, ma scusasse. Oh. Ma poi lei qua, che operetta sta facendo? O balletto, la commediola, che sta facendo? Avevi 30 anni che passano i fiofiori di Cristiano Rucina, no? E mai non ti sei lamentato. Ci conto il sassariella. Praticamente noi quando c'è l'operetta che facciamo? A chi non capasia già? E notiamo le sopra tutto che tocca bene. La volta c'era pure Chitto, come si chiama? Chitto Cocione, Cociuffo Bianco, è importante, come si chiama? Al Bettas, non ricordavo, si chiama Bettas, sì, Giorgio Bettas, sì, non ricordo, sì. Sì, praticamente era da e parlava con scheggio nelle mani. E dopo giorno nonna città ci mandava a sapere, a tenite, ma non si mandò a fare in tuo culo. E Rosalia scrisse a me fatto noid, cacca, siamo capaci pure di fare l'opera grande. A proposito, lei lo conosce su Cristiano Albertazzo? Albertazzi? Albertazzo. Sì, Albertazzo. Bravo Cristiano, ma poi stava sempre a no cuoretto, sì, veniva sempre. Ma a me ha rotto l'operetta con scheletro, non è che mi abbottò. Perché preferisce Mario De Filippo, ma pure Mimmo, Rosalia, la nonna città, tutto preferisce Mario De Filippo, non è che sulla nonna città. Chi dà? È cucciuta e manda soltanto per sapere. Oh. Ma lei vive in una stanza con una finestrella insieme ad altre quattro persone? Esattamente. E non si sente soffocare? Onestamente, certo, siamo belli e scritto, ma che ci potremmo fare? Signorina, io quando vedo su bello cinema Bellina così grande, penso sempre a fare una cosa. Ci facessi 100 alloggi popolari ognuno con il suo balconcino. E sotto una piazza, a posto di siedere rossi di velluto, ci facessi una bella aiola, quattro belle velocine, ci mettesse pure i panchini, minchiona, davantasse un condominio all'altezza della via del Betta. Gianmarco, una città non può avere solo case. La gente ha bisogno di incontrarsi, parlare, scambiarsi opinioni.
E i teatri sono un luogo dove queste cose avvengono. Io onestamente, signorina, ogni volta che mi affaccio la finestrella e taglio sotto, sento solo Cristiana che ronfolino e commediante che parlano solo. Ora, ma perché non ti puoi raccogliere la tua casa a Notoletto? E quindi per l'oggi che pensa a fare un alloggio popolare. Ma proprio sono cacciato su se lei, che tipologia di pretta fa? Un medicista che parla pure che lei con scheletro. No, niente scheletri. Io faccio degli spettacoli dove si parla alle persone in carne e ossa. Ho provato per anni a farli in questo teatro, ma l'unica cosa che mi hanno concesso è uno spettacolo, come dice lei, con lo scheletro. Ma mi dicesse una cosa, cofo? Un masso che ha dirigito il nuovo ballino, che deve fare Aixan con baffone. Io conosco buono. Una volta, per fare mai sfruttare la luce, la messanza, a chiano con una bella cassata di secchile. Ora, io non sogno stifignoso, ma avesse preferito che saccio un bello profiterolla con il cioccolato. Minchione, che ci resta? Si afferrò la cassata, ma mamma affrento con la sbatte la porta. Ma il mozzo appena sappa se la vuoi con riepice a ballare tutta la piazza e tutto il palazzo. Anche io vado pazza per il profiterolla al cioccolato. Sono contento. Mi piacerebbe mangiarne uno con lei, a zia Lucia, a Mimmo, la nonna Citta. Perché non venite? No, scendete. No, non sai come facciamo. La nonna Citta si fosse a mettere Skype, a giacchettina. Cioè, se ne sta facendo un bucato. E poi sapessi a sistemare i capite. A zia Lucia, se affendo la ghiappa, pazza ora, giusto? E poi Mimmo. Ma Mimmo ci sei di alzare in mezzo a tutta questa gente allo cinema, va. E che facciamo? Scendete. Facciamo una cosa, ci pensavo. Facciamo una cosa. A chi adesso lei? Canni sincero. Ma come si sale? Qual è la strada? Ma che mi metti a poco? Che fa un sarre coida? Io saccio che cos'è. A lei non ci piace la cassata. No. È troppo dolce, pesante, mi fa venire sonno. Sì. Il profiterol è delicato, soffice. Quindi a lei la cassata è segnosa. Sì. Sentisse a me, c'è mai così, facesse una cosa. Perché il suo veicolo fatoso, che si sa di sangue o cinema, sa sa cura però che è chi di monnezza. Fondo, c'è un pettone, e dentro pettone una scala. Facesse tutte le carene, uno dopo l'altro, senza filmare, se non si preoccupasse. Non sonna, sai. Io lo aspetto a metà strada. O adesso, lo facciamo insieme, là. La spiatto.